Diciamo che oggi è iniziato di nuovo il processo, quello per Federica, e siamo veramente soddisfatti anche se ancora non abbiamo molti elementi oltre quelli che già si conoscono. Diciamo che abbiamo aggiunto un altro tassello a questa vicenda anche perché siamo abbastanza soddisfatti di come il PM eh, ha risolto un po' di questioni burocratiche e anche difficili. Eh, noi siamo molto eh, soddisfatti e fiduciosi della giustizia per come stanno andando le cose, certo c'è ancora da lavorare, ancora parecchio. Diciamo che un pezzo alla volta stiamo andando verso la nostra direzione. Eh, che altro dire? Cioè, stiamo aspettando le, le, quel, diciamo, le risposte dei dei specialisti, dei professori eh, per portare avanti questo processo e poi vedremo insomma quando sapremo cose nuove eh, sono il primo che a dirle adesso per il momento. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a dentro la notizia. Avete già visto praticamente la nostra ospite di questa mattina, ovvero Giulia Amato che allora ne approfitto per salutarla e ringraziarla per essere ancora una volta con noi. Bentornata Giulia. Oh, come vedete oggi Giulia non è in collegamento esterno come di solito, noi facciamo con i nostri giornalisti, eh, o meglio con i giornalisti appunto, che sono ospiti della nostra trasmissione, ma l'abbiamo direttamente qui in studio, eh, in quanto appunto, non, ehm, non abbiamo il consueto ospite eh, perché c'è naturalmente un motivo. Oggi avevamo invitato oh, Roberta Galletta che eh, si è avvicinata al Movimento 5 Stelle, poi purtroppo all'ultimo momento ha avuto un problema. Di lavoro e non è potuta intervenire. Però faremo di meglio perché avremo un collegamento con il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, David Porrello, perché appunto da ieri sera il Movimento 5 Stelle ha occupato. L'aula la, della Regione Lazio ci faremo spiegare appunto poi da Porrello eh, perché e quindi faremo questo collegamento in diretta con la Regione Lazio per, eh, per appunto sapere quelle che sono le ultime novità, ma non ci sono solo quelle legate al Movimento 5 Stelle, le vedremo fra poco. Intanto avete visto il nostro servizio di copertina dedicato. Alla cronaca, alla cronaca giudiziaria. Ieri c'era eh, il processo eh, per il caso di Federica Mangiapella, ricorderete la ragazza. Deceduta uh, sul lago, uh, sulle rive del lago di Bracciano uh, e, e di cui è accusato uh, il fidanzato uh, della, uh, della giovane, uh, accusato inizialmente di omissione di soccorso. Ieri, uh, come avete visto anche dal titolo del nostro servizio di copertina, è cambiato il capo di imputazione nei suoi confronti, adesso si parla di abbandono di uh, incapace. Uh, questo perché? appunto ieri c'è stata questa udienza dove il pubblico ministero ha appunto chiesto questo nuovo capo di imputazione, che dunque potrebbe far diciamo, ricominciare un po' tutto l'iter qualora naturalmente venisse accolto. Si dovrà ripartire dall'udienza preliminare, si dovrà passare invece in questo caso dall'udienza preliminare e poi eventualmente da un rinvio a giudizio e quindi un processo dibattimentale. Ma insomma, non vogliamo entrare troppo nel, nel tecnico di questa. Uh, questione, eh, perché insomma la novità comunque, come avete sentito anche dalle parole del papà. Di Federica Mangiapelo è appunto che c'è questo nuovo capo di imputazione nei confronti del fidanzato. Un titolo questo che troviamo sulla pagina del quotidiano La Provincia, come possiamo vedere: morte di Federica Mangiapelo, nuova accusa per il fidanzato in tribunale. Il nuovo capo di imputazione è stato formulato ieri dal pubblico ministero in attesa della perizia tecnica. Questo è quanto scrive il quotidiano La Provincia. Giulia, questo è un caso di cui si sta interessando molto anche la stampa nazionale. No, ieri, ad esempio, in tribunale qui a Civitavecchia c'erano anche le telecamere di molte tv nazionali, quindi insomma è un caso eh, che sta facendo, parlare, eh, sta facendo parlare molto e questa è una novità piuttosto importante che in un certo senso si può dire, abbiamo sentito anche dalla parola del papà di Federica, un po' soddisfa no? la famiglia che non c'era rimasta bene dal primo capo di imputazione dove si era parlato soltanto di omissione di soccorso. Adesso c'è questo passo in più e infatti abbiamo sentito il papà che dice noi abbiamo fiducia nella giustizia, però l'impressione è che questo iter sarà molto lungo. Beh, come tutti gli iter giudiziari purtroppo di questi ultimi anni. Questo è un caso molto emblematico, ci sono molte ombre e luci. Non si capisce bene la ragazza eh, quando eh, e come sia arrivata sul lago, anche perché la ricostruzione del, del fidanzato in molti casi è lacunosa, non si capisce a che ora abbia abbandonato la, la ragazza per strada e i motivi. Un amico avrebbe detto che lui l'avrebbe lasciata in un altro posto. Lui non ricorda, eh, probabilmente però questa era la strada che si auspicavano anche i genitori e gli avvocati difensori, eh, perché la ragazza insomma, potrebbe essere stata colta da un malore e poi abbandonata in seguito al malore proprio sul, sulla spiaggia. Eh, probabilmente le indagini questa volta. Calibrate in questo senso, potrebbero portare ad una svolta del caso e finalmente forse alla verità della, della morte della ragazza. C'è uh, un particolare, una novità in questo, uh, in questo caso, ve la diamo praticamente in, uh, in anteprima, almeno credo, perché non mi pare di averla mai letta da nessuna parte. Giulia, tu l'hai seguito, leggendo i giornali come me del certo. resto, uh, questa vicenda, però. C'è questa novità, nel senso che mh, allora, la vicenda insomma, la conoscete tutti. Eh, in pratica questa ragazza quando viene trovata ha i vestiti bagnati, per cui questo lascia eh, intuire che la ragazza è entrata in acqua per poi riuscirne. Eh, il discorso è che i vestiti bagnati ce l'ha anche il fidanzato, quindi bisogna vedere se anche il fidanzato è andato in acqua insieme a lei oppure successivamente o non successivamente oppure se soltanto perché pioveva perché quella notte pioveva quindi magari possono essere bagnati soltanto perché eh, c'era appunto la pioggia però c'è un particolare il particolare è che viene fuori che il, ehm, il ragazzo rientrato in casa lascia un biglietto alla mamma dove scrive lava immediatamente i vestiti e questo, questo infatti fa il... destare sì, un po' il sospetto. Stato... No? no, ma è stato già Era stato trattata già detto, questa infatti. questione proprio... Da chi l'ha visto e il ragazzo si è diciamo, difeso affermando che i vestiti gli sarebbero serviti il giorno dopo per una festa in, in maschera. Ma eh, a quanto pare poi questa festa in realtà le coordinate che avrebbe fornito lui non sono poi eh, reali e questa festa non si è mai tenuta. Quindi non si capisce perché ecco, questi vestiti fossero bagnati e soprattutto perché aveva tutta questa urgenza di. Eh, cancellare in un certo senso questa, questa traccia. Oh, L'altra cosa ehm, che però appunto diciamo pende a favore invece del fidanzato è che la prima perizia tecnica sul, eh, sulle cause del decesso di Federica Mangiapelo parla di, una, di un difetto congenito della ragazza, del cuore della ragazza e che quindi la morte sarebbe arrivata per questo motivo eh, ora però c'è una nuova perizia da fare Giulia, perché proprio questo no, è il, poi il discorso certo. diciamo rientrando un po' su questo punto che verte poi anche il capo di imputazione che verrà poi emesso per, per Esattamente, perché comunque sia ci sarà adesso una perizia che verrà fatta da tre periti uno tossicologico, l'altro adesso non mi ricordo e tre, però insomma questi sono i tre periti che dovranno decidere se effettivamente la causa del decesso è questa, eh, questo difetto congenito che aveva la ragazza e questa perizia a questo punto diventa fondamentale. Eh, sicuramente insomma, eh, sappiamo bene che eh, i corpi eh, ci possono dare delle notizie importanti sulle cause della morte e su come è sopraggiunta questa morte. Probabilmente avremo delle, avremo delle novità. Staremo a vedere naturalmente, noi saremo qui a, a, a parlare anche di questo caso per vedere appunto se, eh, se ci saranno le, le, queste novità e quali saranno soprattutto queste novità. Adesso andiamo avanti con le nostre notizie, andiamo a vedere appunto quelle che sono eh, le aperture dei due eh, maggiori quotidiani eh, locali, cominciando dal quotidiano Il Messaggero che apre sui rifiuti. La bolletta raddoppia questo il titolo. Sempre belle notizie, sì. Trovano. Il costo per trattare l'immondizia nell'impianto di Albano è di circa 1,8 milioni di euro. Per l'adeguamento della discarica di fosso del Crepacuore sono necessari mesi di lavoro. Questa è l'emergenza che troviamo scritta appunto sulla pagina del quotidiano. Del quotidiano Il Messaggero. Allora andiamo a vedere quello che è invece il nostro servizio in merito a questa questione dei rifiuti, poi naturalmente ne parliamo in studio con la nostra ospite. Arriva, è eh, che colpa mia, ci eravamo accordati in una, per un'altra scaletta, gliel'ho sconvolta al volo, alla regia, ma tra poco arriva. Per la discarica di Cupinoro la Guardia di Finanza di Civita Castellana ha accertato un danno erariale per oltre 4,7 milioni di euro. L'indagine partita nel giugno 2011 è arrivata a conclusione oggi, con la scoperta del danno erariale, dopo che la Procura Regionale della Corte dei Conti aveva disposto accertamenti tesi a verificare la gestione della Bracciano Ambiente SPA, interamente partecipata dal Comune di Bracciano e amministratrice della discarica di Cupinoro. A seguito dell'indagine delle fiamme gialle, sono venute alla luce delle irregolarità commesse secondo l'accusa da 169 persone e 19 enti locali che sarebbero coinvolti nella vicenda a vario titolo. Si parla di mancato pagamento di interessi moratori da parte degli enti conferenti presso la discarica, ma anche di un rilevante debito accumulato dal comune di Bracciano nei confronti della partecipata Bracciano Ambiente. Comune che, tra l'altro, proprio in ragione della sua partecipazione totalitaria nella Bracciana Ambiente ne ometteva anche il controllo analogo. Nel mirino della finanza, sono finite anche le spese per cessioni di crediti ad istituti bancari e o finanziari sostenuti dalla Bracciana Ambiente per sopperire ad esigenze di liquidità causate dai ritardi nei pagamenti da parte degli enti locali che conferivano in discarica. Fra coloro che si sono visti notificare gli atti di messa in mora per il pregiudizio patrimoniale arrecato figurano 37 persone tra sindaci e commissari prefettizi che si sono avvicendati nel periodo 2008-2012 nei comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Cerveteri, Fiano Romano, Formello, Ladispoli, Magliano Romano, Manziana, Mazzano Romano, Morlupo, Riano, Rignano Flaminio Sacrofano, Santa Marinella, Trevignano Romano e l'Unione dei comuni Valle del Tevere di Soratte. Ai comuni coinvolti sono stati notificati gli atti di messa in mora proprio per il pregiudizio patrimoniale arrecato. Sempre a loro è stato notificato anche quanto devono risarcire allo Stato e in quali modalità. Se non lo faranno nei tempi stabiliti, scatteranno i sequestri. Allora, questa è la situazione dei rifiuti, come avete sentito dal servizio. Titolo che possiamo vedere, e l'abbiamo visto naturalmente d'apertura per quel che riguarda il Messaggero, ma viene riportato anche sul quotidiano La Provincia con questo titolo: cupi in oro, danno erariale da 4,7 milioni. Discarica, Bracciano, Servetri, La Dispoli e Santa Marinella finiscono nell'inchiesta della Guardia di Finanza. I comuni del litorale devono rispondere di mancato pagamento degli interessi moratori. Insomma, Giulia, ci sono queste due. Eh, diciamo queste due situazioni no, che abbiamo letto sui due giornali, da una parte la bolletta che raddoppia come scrive il messaggero perché appunto c'è eh, questo problema di, di portare i rifiuti sull'Ardeatina, dall'altra questo danno erariale per quel che riguarda la discarica di Cupinoro da insomma, 4 milioni e 7 non sono certamente pochi soldi, Insomma, i rifiuti costano Troppo. Ma è un'annosa questione quella dei rifiuti, insomma la conosciamo bene. Eh, già ci siamo ritrovati in questo tipo di emergenza quando abbiamo insomma, conferito eh, in altre discariche in, in, altri, in altri anni e, e oggi ci ritroviamo praticamente eh, allo stesso punto e nulla è cambiato, le discariche sono esaurite e in tutto questo tempo non abbiamo fatto partire la raccolta differenziata che nonostante tutto ci avrebbe permesso di allungare le vite degli invasi. Invece ci ritroviamo di nuovo a dover eh, riprendere. In mano l'ampliamento della discarica di Fosso del Crepacuore e quindi altri esborsi, altro tempo che dovrà passare con rincari sulla bolletta necessari per trasferire i rifiuti in altre discariche, quindi costi per i mezzi, per tutto insomma e dall'altro poi un danno erariale ecco purtroppo eh, sempre più spesso quando si, si parla di rifiuti o comunque ci si trova a gestire i rifiuti succedono, accadono queste, queste cose insomma eh, ci ricordiamo anche la MAD eh, ci sono tutta una serie di questioni che piano piano sicuramente andranno risolte e credo che comunque con la raccolta differenziata che spero a questo punto parti il prima possibile visto che questi 2 milioni sono fermi e ancora il Comune non ha fatto richiesta per usufruirne quando poi stiamo in questo tipo di emergenza e potremmo in un certo senso arginare determinate situazioni o perlomeno tamponare alcune questioni oh, La questione non interessa soltanto Civitavecchia come abbiamo visto, perché è un po' tutto il territorio che è coinvolto Dopo in questa Dopo Malagrotta stessa. insomma, le, le questioni si sono complicate e conferire in discarica è diventato sempre più difficoltoso e, e penso proprio che questa... Il tenere però un po' le briglie tirate poi sulla raccolta differenziata abbia provocato questa emergenza. Bene, andiamo avanti, andiamo a vedere naturalmente quelle che sono anche le altre notizie che troviamo sui giornali. Naturalmente, non manca la politica eh, con, eh, con questi titoli. Vi faccio vedere prima questo, ovvero l'esponente del Partito Democratico Rita Stella che interviene sulle superfetazioni e dice: Il mercato non può più attendere. Anche questa, Giulia, è eh, una vicenda infinita, Adesso. quasi come quella dei rifiuti. Sì, sì, sì. adesso anche, anche la Stella interviene, però a caso strano quando sono stati in consiglio nessuno di questi che oggi parla ha mai parlato né in favore né, né, contro. In, né contro il mercato, insomma non si è mai affrontata questa, questa questione. Beh, sai com'è, siamo in campagna elettorale? Eh certo. No? E certo, infatti è questo che temono molto i commercianti e devo dire che la loro sensazione è proprio questa hanno veramente paura che il mercato torni ad essere eh, un tema eh, focale della campagna elettorale, ma che poi rimanga lì, che non si eh, trovi poi uno sviluppo concreto. Oh, a proposito di campagna elettorale troviamo questo titolo d'apertura sul quotidiano La Provincia Massimiliano Grasso annuncia la svolta, questo il titolo partecipato incontro pubblico ieri pomeriggio all'hotel San Giorgio presentata all'associazione allo scopo di dare un contributo politico e culturale a Civitavecchia questo eh, è quanto scrive appunto il quotidiano eh, La Provincia eh, vediamo anche il titolo sulla pagina del quotidiano Il Messaggero lo troviamo qui di spalla grasso aspetta l'investitura e oggi torna in città fazzone naturalmente tutto questo verso il voto delle elezioni eh, amministrative allora andiamo a fare un po il punto della situazione per quel che riguarda la politica di Civitavecchia, tutto quello che sta succedendo, a cominciare naturalmente da questo annuncio dell'associazione, la svolta di Massimiliano Grasso ieri all'Hotel San Giorgio e poi vediamo anche tutto quello che succede nel panorama politico cittadino. Vediamo. È stata presentata questo pomeriggio l'Associazione politico culturale La Svolta. Il presidente dell'associazione, Massimiliano Grasso, non ha smentito i rumor che lo vedono come candidato a sindaco dell'area moderata. Quest'oggi si presenta l'Associazione politico culturale La Svolta. Quali sono gli intenti di questa associazione? Ah, come dice il nome stesso l'intento è quello di dare una svolta, una svolta alla politica, al modo di intendere la politica e eh, alla classe dirigente di Civitavecchia, cercando un ricambio generazionale e eh, facendo un appello a chi vuole bene a Civitavecchia affinché si impegni per eh, cercare di risollevare la città dalla difficile situazione in cui è precipitata. Ecco, il nome, la svolta è una sorta di discontinuità con la politica e l'amministrazione dei passati? Ma eh, diciamo che siamo un gruppo di persone che cerca di prendere il meglio dal passato dalle passate amministrazioni imparando anche dagli errori che sono stati commessi. Però riteniamo che si debba guardare avanti e non continuare. A, eh, a rivangare in un certo senso il passato. Pensiamo ai tanti progetti che sono stati messi in campo in questi anni e che per un motivo o per un altro ancora non sono stati portati a termine. Io ritengo che se si parla di opere pubbliche eh, sia meglio tagliare un nastro in due, magari con chi riesce a portare a termine l'opera e con chi l'ha realizzata, piuttosto che riazzerare soltanto per il gusto di riazzerare eh, senza arrivare ad alcun risultato positivo. In diverse campagne elettorali si è fatto prima delle elezioni il suo nome è successo anche questa volta. Ci sono relazioni con la presentazione di questa associazione e una sua possibile scesa in campo per la corsa al pincio? Ma quella di oggi non è una candidatura mia personale, non è una candidatura di Massimiliano Grasso, è la candidatura di un progetto di cambiamento della città e un appello a chi, come dicevo prima, vuole bene a Civitavecchia affinché partecipi al progetto, condivida il progetto per costruire una città migliore. Poi eh, chi sarà il candidato o chi rappresenterà questo progetto è un discorso successivo che secondo me ha anche un'importanza secondaria rispetto al fatto di eh, invece raccogliere delle persone di buona volontà. Che vogliono bene a Civitavecchia. Intanto è attesa per domani pomeriggio alle 16.30 all'Aula Pucci la presentazione del candidato a sindaco Mauro Guerrini. A sostenerlo ci sarà la sua componente, Un'altra città è possibile e Sinistra Ecologia e Libertà. E sempre domani alle 18 al Sambai Park si svolgerà il congresso del PSI, partito rappresentato da Alvaro Balloni e che alle prossime amministrative sosterrà la candidatura di Pietro Tidei. Ma non finisce qui. Proseguono a ritmo serrato anche gli incontri all'interno del Movimento 5 Stelle per la scelta del candidato a sindaco. Da indiscrezioni a quanto pare il nome di Antonio Cozzolino sarebbe sempre più quotato, mentre sembra perdere quota Alessandra Riccetti. Non è escluso che nei prossimi giorni il nome del candidato sindaco venga reso noto. Ecco, allora, non era nei prossimi giorni, era proprio appena 24 ore dopo, perché adesso il nome del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle c'è. Eh, ed è proprio quello di Antonio eh, Cozzolino. C'è un comunicato che appunto è stato oh, inviato da parte del Movimento 5 Stelle, dove si dice che ieri pomeriggio si è riunita appunto l'assemblea del Movimento 5 Stelle di eh, Civitavecchia che ha sancito la designazione del candidato portavoce sindaco da presentare alle prossime elezioni eh, amministrative. Mm, dopo vari passaggi si dice pertanto siamo orgogliosi di annunciare alla città che l'ingegnere Antonio Cozzolino sarà il nostro candidato portavoce, lo ringraziamo per essersi messo a disposizione per affrontare un grande impegno in una città difficile come la nostra, queste le parole del comunicato stampa del Movimento 5 Stelle. Allora ehm, dovremmo avere in collegamento telefonico il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle David Porrello che vi avevo appunto annunciato in apertura della nostra trasmissione. Porrello mi sente, buongiorno. Porrello, mi sente? buongiorno. Ah, buongiorno, sì, buongiorno, buongiorno, sì. buongiorno. Abbiamo, abbiamo un ritorno in studio Sì, lo sì, anch'io sul cellulare. Eh, infatti. Allora, Borrello, ho appena letto, non so se l'ha sentito, che avete scelto il candidato sindaco eh, ed è l'ingegnere Antonio Cozzolino. Sì, esatto, abbiamo pubblicato questa mattina sul nostro sito Movimento GPTRC200T. Finalmente tutta la procedura è stata terminata e siamo arrivati al nome. Era un nome che era già nell'aria, no? un, un po' da tempo. Diciamo che c'erano tre o quattro nomi, poi piano piano si sono come dire, assottigliati fino alla scelta di Antonio Cozzolino. Ritiene che questa sia una scelta eh, giusta e che può dire la sua in questa campagna elettorale che si preannuncia peraltro molto complicata? è La scelta dell'Assemblea sicuramente è quella giusta, Mi sono state fatte quelle, parecchie valutazioni e l'Assemblea alla fine si è espressa su questo nome, quindi sicuramente è il nome che, che sarà giusto e che sarà supportato per la prossima campagna elettorale e per le amministrative. Senta, ma invece che sta succedendo alla Regione? Che so che siete lì eh, per, eh, per protesta, insomma, avete occupato l'Aula del, sì. del Consiglio regionale, eh, sì. quali sono i motivi? Sì, allora come, come ricordavi praticamente abbiamo fatto un'occupazione da ieri pomeriggio alle 17 ininterrottamente fino adesso, andremo avanti ancora per parecchio forse, perché qui dentro si sta, si sta svolgendo una, un qualcosa che sta dell'incredibile. Praticamente stiamo facendo scadere tutti i termini eh, che salvaguardano sostanzialmente tutelano il paesaggio della regione Lazio. Praticamente eh, cosa, cosa sta succedendo? Il PTPR, che è il piano territoriale paesistico regionale. Doveva essere approvato entro il 14 febbraio 2014. Questo termine non ci si riuscirà ad approvarlo, dobbiamo spostarlo di un anno perché la Giunta non ha fatto in tempo, come al solito, a fare il suo lavoro. Dobbiamo spostare questo termine di un anno affinché le tutele paesistiche che sono attualmente in capo, insomma, tutti, tutti i vincoli che sono in capo nelle aree della nostra regione, non decadano. Sostanzialmente, noi vogliamo che. Questa, questa proroga sia fatta entro il 14 febbraio 2014, cioè fra due giorni. Altrimenti ci sarebbe un vuoto normativo che permetterebbe a chiunque di poter sfruttare il territorio non, facendo, eh, non, facendo, non facendosi eh, nessuno scrupolo dei, 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 dei vincoli che il PTPR stesso metteva. Quindi si ritorna sostanzialmente alla situazione ante 2005, ecco, con tutti i vincoli vecchi dei piani dei territoriali provinciali dei piani urbanistici e senza i nuovi vincoli introdotti dal piano, dal piano paesistico regionale. Sostanzialmente si può cementificare ovunque? Sostanzialmente si può, si può eh, cementificare selvaggiamente, noi abbiamo definito il far west urbanistico della Regione Lazio, semplicemente sì, dappertutto, dove praticamente i vincoli del PTPR saltano, dove saltano i vincoli del PTPR, lì puoi fare qualcosa. Senta, ma siete solo voi del Movimento 5 Stelle che state portando avanti questa protesta o c'è qualche altro gruppo politico che vi sta avvenendo? Diciamo... Assolutamente no, assolutamente no, siamo soli, siamo solo noi del Movimento 5 Stelle che, che, che a fatti oltre che a parole stiamo mettendo davanti a tutto, davanti alle nostre famiglie, davanti ai nostri impegni, la salvaguardia del territorio di, del, della Regione Lazio. Cosa mi diceva entro domani sostanzialmente deve essere, deve essere approvata in Consiglio Comunale, cioè deve essere discussa entro domani e bisogna trovare una soluzione entro domani, altrimenti che succede? Cioè passa un paciente, questo vagazio, discorso. Pagaccia legislativa sostanzialmente. Quindi praticamente finché non verrà discussa in aula la proroga che vi dicevo prima, in quella pagata legislativa ci, ci, si può annestare una serie di interventi sul territorio che potrebbero cambiare la fisionomia del territorio stesso. Mm. Ma una giunta come quella di Zingaretti, che insomma, almeno apparentemente è sempre stata abbastanza attenta anche a queste questioni, non, non proferisce parola su tutta questa vicenda? No, ha proferito qualche parola, tra l'altro anche sbagliata, facendo risultare la nostra azione come un'azione di, di sette matti. In realtà sappiamo benissimo, supportati da associazioni ambientaliste di Civita Vecchia soprattutto, ha eh, avuto anche scambi telefonici con Alessandro Manuel, con Simona Ricotti ma di tutta la Regione Lazio, professori universitari che ci chiamano e ci dicono andate avanti altrimenti succede il disastro. Quindi quello che la, 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 la Giunta Zingarete dice a parole, noi lo stiamo mettendo in pratica a fatti, siamo qui in consiglio, non ci muoviamo, che venissero qui, facciamo 5 minuti di consiglio perché non ci vuole più di 5 minuti, approviamo questa proroga e ce ne andiamo tutti a casa. Eh, pensate che vi daranno retta? No, sicuramente no e noi continueremo finché... E non ci daranno retta. Noi da qui, questa volta, non abbandoneremo assolutamente questa, questa, questa battaglia che non stiamo facendo in nome di nessuno, non quelle dei cittadini e per la salvaguardia del territorio. Senta, mi, mi risulta che insomma sono partiti anche qui da Civitavecchia alcuni vostri attivisti per venire a darvi sostegno, me lo conferma? Eh sì, sì abbiamo, abbiamo, abbiamo cercato di coinvolgere tutti i cittadini, anche quelli di Civitavecchia, naturalmente verranno qui. Alla Pisana eh, saranno qui fuori ma anche per far vedere che il peso dei cittadini incida sulla politica regionale. I cittadini hanno un peso importante, si devono riappropriare della politica, noi lo facciamo come istituzioni, loro lo devono fare come cittadini. Insieme ce la facciamo. No, eh, volevo tornare un attimo sulla questione appunto, più strettamente. Ehm, locale per quel che riguarda appunto la uh, campagna elettorale, sì. voi avevate annunciato che una volta appunto scelto il candidato sindaco, prima ancora delle elezioni avreste annunciato anche la squadra di eventuale governo eh, sì. di Palazzo del Pincio. Confermate questa vostra sì, intenzione? Sì. Eh, questa è ancora l'intenzione dell'Assemblea. Adesso naturalmente ci sarà, si, riaprirà, si riaprirà tutta una fase per la scelta dell'individuazione delle persone che faranno parte della squadra di governo, come la chiamiamo insomma. Come si può sapere, quindi eh, è così, così, adesso però ci avremo una, di nuovo. Se tutte le discussioni, si cercherà di capire anche i criteri, i modi per poter fare un lavoro eccelso come abbiamo fatto fino adesso. Un'altra domanda: perché voi avevate anche detto che non è escluso che in questa squadra di governo possano anche esserci delle persone che sono, diciamo, esterne al Movimento 5 Stelle? Mm, sì, eh, non lo escludiamo, insomma, come. Eh, come, appunto, come, come, come facciamo in qualsiasi giunta in cui andiamo con qualsiasi giunta andiamo a governare l'abbiamo fatto a Pomezia, l'abbiamo fatto a Parma e negli altri comuni lo, lo avremmo fatto nella regione Lazio l'avremmo fatto nella regione Lazio qualora avessimo vinto le elezioni regionali e se ne alzeranno per competenza e naturalmente cercando di, di capire se che naturalmente sposano in pieno l'idea del Movimento. Cioè, questo è un passaggio obbligato, insomma, non ci possiamo poi permettere di fare, tra virgolette, delle brutte figure su punti fondamentali del Movimento. Senta, qui con me c'è la giornalista eh, Giulia Mato, che immagino, mi sa, che qualche domanda vorrà fargliela anche lei, eh, l'ascolta. Beh, certo. Innanzitutto volevo sapere, ecco, in che cosa si tradurrebbe per Civitavecchia Vecchia il, il non effettuare questa proroga? Si potrebbe cementificare di nuovo o perlomeno insomma, si paventerebbero di nuovo situazioni di costruzioni tipo davanti all'ospedale o piuttosto in altre zone eh, in altri tempi invece eliminate diciamo, dai piani regolatori? Oh, sì, sì, buongiorno Giulia. Okay. Diciamo, dobbiamo soltanto verificare una cosa, che quali tipi di incroci sono stati su quelle aree? Se c'è un vincolo tipo PTPR e non un vincolo di un'amministrazione comunale, quindi bisogna vedere quanti vincoli agiscono su quel terreno, potrebbe succedere quello che dice, C'è cioè una cementificazione su terreni che oggi si pensa siano salvi, diciamo così, ma in effetti lo sono fino al 14, perché se ci fosse solo un vincolo di salvaguardia imposto dal PTPR, fino al 14 sarebbero salvi nel caso veramente in cui lì ci fossero solo quei tipi di vincoli da 14 in poi chiunque potrebbe presentare una proposta di edificazione quindi una, una, domanda, una domanda seguendo soltanto i vincoli magari di una eh, legislazione precedente al Ptpr faccio ad esempio, ad esempio il Ptp o il piano, urbanistico, il, piano regolatore, scusami, il piano regolatore generale e seguendo soltanto quei criteri e non quelli imposti dal Ptpr si potrebbero avere anche quelle spiacevoli situazioni se hai altre domande Giulia? Oh, allora ne ho una invece io uh, Porrello, perché mh, tornando appunto su questo discorso, ieri leggevo proprio sul quotidiano peraltro telematico dove scrive anche Giulia Mato, ovvero bignotizie.it, questa notizia non so se l'ha letta, eh, del, della richiesta di VAS per quel che riguarda tre piani di zona qui a, a Civitavecchia, eh, che se non ci sono quelli praticamente lì non ci si può costruire, rientra anche questa in questo discorso che voi state facendo? Sicuramente, sicuramente. Tutte, le aree, tutte le aree, che oggi sono vincolate alla valutazione ambientale strategica, viene fatta anche per, per opere insomma, che hanno un impatto eh, forte per il territorio. Diciamo che eh, nel, nel caso in cui su quelle aree vige un vincolo di salvaguardia PTPR, quindi il piano regionale paesistico, naturalmente in, in uh, sede di valutazione ambientale strategica o precedentemente di Via o quella di Aia, naturalmente ci sono dei vincoli maggiori e quindi delle tutele maggiori sia per il territorio che per che per la popolazione, che addirittura potrebbe portare alla non eh, operatività del progetto stesso. Quindi sì, diciamo che il PTPR, il piano paesistico regionale, è un piano che salvaguarda tutto il territorio. Bene. Anche la frasca, anche nel Ptpr. Anche la frasca diceva Giulia Mato, ci rientra. Sì sì, 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 sicuramente, sicuramente, sicuramente la casca sono sicuro che c'è. Eh, infatti. Bene, Porrello, davvero grazie per la sua disponibilità, per essere stato con noi, come sai io l'aspetto sempre qui in studio. Eh. Guardi, io oggi sono impossibilitato. Eh a no, svolgere. lo so, lo so, oggi, <ride> oggi non glielo chiedo perché so, mi rendo conto, però insomma quando vuole, sai, lei sa che qui le porte sono aperte per tutti. Grazie mille. Grazie ancora, grazie ancora e, e noi andiamo avanti invece con la nostra rassegna stampa, naturalmente andando a vedere anche quelle che sono eh, le altre eh, notizie. Si parla, per esempio, sul quotidiano Il Messaggero ancora della questione eh, del maltempo, ovvero le frane, si contano i danni e parte il consolidamento. È riaperta la strada di Colline dell'Argento sopra il Luogo sulla provinciale Santa Severa Tolfa, queste appunto le novità, diciamo, per quel che riguarda il maltempo, oltre al fatto che è stato anche riparato il guasto sulla condotta dell'acquedotto eh, Oriolo, l'erogazione idrica è tornata regolare già da ieri, questo è quanto scrive il quotidiano eh, il, quotidiano, il eh, messaggero. Vediamo anche eh, quest'altra eh, notizia, ovvero il porto, il traffico navale che è sotto controllo, la capitanaria dice sistema automatizzato più sicuro e eh, veloce, questo e' appunto quanto scrive il quotidiano il Messaggero. Che poi riporta anche quest'altra notizia: eh, quella dei centri commerciali abbandonati. Quello di Campo dell'Oro e dei mulini sono appunto strutture abbandonate. Così scrive il quotidiano, eh, il, quotidiano ehm, il Messaggero. Negozi quasi tutti chiusi, scale mobili rotte, muri imbrattati, locali diventati ricettacoli di rifiuti e ricovero di senza dimora. Un pezzo firmato proprio da Giulia Amato. Allora Giulia, questa inchiesta effettivamente è. Carina, nel senso che ce ne sono di strutture effettivamente eh, in città che sono rimaste lì abbandonate a se stesse e non vengono utilizzate. Eh, purtroppo poi non solo ecco, appunto diventano ricettacolo di immondizia, case per, per senza tetto, ma il problema è che si trovano nei centri abitati e comunque creano poi pericoli per gli stessi abitanti. Se pensiamo ai mulini dove la rampa, dove l'androne che conteneva l'ascensore è completamente divelto e chiunque potrebbe entrare e magari cadere, cadere giù o comunque farsi male, ci potrebbero essere eh, molte, molte questioni insomma, da risolvere all'interno di questi due centri commerciali, quello di Campo dell'Oro, poi insomma, la storia forse la sai meglio, la sai meglio di me, eh, sotto sequestro, eh, vari problemi e oggi i commercianti si trovano, quei pochi che sono rimasti, a dover fare i conti con eh, immondizia ma anche con persone diciamo così, un po' pericolose che si aggirano. Beh, ci sono anche stati casi effettivamente. Di... Sì, la farmacia, il titolare della farmacia mi ha raccontato insomma, diversi episodi non molto carini eh, che, comunque, mettono in allarme sia i clienti che gli stessi opera... operatori insomma, dei negozi. E un altro oh, titolare di un altro esercizio commerciale, nel giro di pochi mesi, è stato vittima di cinque furti. Insomma, servirebbe probabilmente un po' più di controllo e poi la struttura di campo dell'oro ha veramente delle potenzialità importanti che potrebbero far decollare il commercio in quella zona, vista anche la vicinanza con il mercato cittadino del Rione, che comunque attira molti, molti clienti. Ecco, si potrebbe proprio ripartire da qui per far ripartire anche l'economia di, di questo quartiere. Bene, staremo a vedere appunto se qualcosa si muoverà anche in, eh, in questo senso, intanto andiamo a vedere appunto altri titoli che troviamo sempre sulle pagine dei giornali, torniamo sul eh, quotidiano La Provincia che a titola eh, su, um, sulla sanità invece con eh, il San Paolo di Gennaro d'accordo con la decisione della ASL, ovvero senza la breve osservazione i servizi saranno migliori, questo è quanto dice appunto il dottor eh, di Gennaro. Poi si parla anche di cronaca giudiziaria ancora perché eh, ieri importante decisione da parte del giudice per le udienze preliminari, corruzione, Gino Ciogli rinviato a giudizio insieme ad altri quattro. I magistrati ipotizzano mazzette per mila euro. Questo eh, è il capo d'accusa nei confronti dell'ex sindaco di Cerveteri ed ex eh, peraltro anche eh, amministratore di eh, Città Pulita, eh, la, eh, la municipalizzata che si occupa appunto dello smaltimento dei rifiuti a, a Vecchia. Ieri c'è stata appunto l'udienza preliminare con questa decisione da parte del, eh, del GUP che dunque manda a processo tutti gli imputati. Il servizio.